Buongiorno ragazzi, Stefano Timolina, amministratore del gruppo ST come sempre. Buongiorno a tutti, anzi così, aspetta, mi tolgo, sennò sembro Ponciarello. Ve lo ricordate Ponciarello, quello delle polizia con le moto? Beh, ormai fa parte della storia, è così, ogni volta quando ricordo queste cose mi ricordo quanto sono vecchio. Detto ciò, nasce da una riflessione di 3 minuti fa, perché ora far benzina. Giusto per essere sempre un po' d'aiuto, no? A non far stressare le persone che si sentono un po' magari croce rossine, che vogliono aiutare le persone, eccetera. Allora, non si potrà mai aiutare qualcuno che non è disposto ad autoaiutarsi. Per agevolare questa cosa, per capire se uno è davanti a una persona che può essere aiutata perché vuole essere aiutata oppure no, basta fargli questa domanda semplice. Allora, per il problema che mi stai esponendo, sei disposto a modificare i pensieri o anche abbandonare le tue teorie che ti hanno portato al tuo problema? Se sì, avete già cominciato ad avere una strada un pochino più spianata. Se no, se la persona è onesta, ovviamente vi dovrebbe dire no. Allora a questo punto lasciate perdere, perché è come parlare con uno che non ci vuole sentire. Non c'è peggior sordo che chi non vuole sentire. Tutti possono ottenere tutto, come dico sempre, e a me non me ne frega niente poi in quale campo, se uno lo ottiene o no, però uno lo ottiene veramente se si fa un culo così e se è disposto a mettersi da solo in contraddittorio, in discussione. Cioè nessuno, me compreso, io che vi sto parlando, non abbiamo una ragione che dice io sono Gesù Cristo e vi dico che tutto quello che io dico è giustissimo. No, io vi sto semplicemente ogni volta trasferendo delle mie leggi di vita che ho vissuto sulla mia esperienza, sulla mia testa, e i risultati che ho avuto li sto semplicemente, o che ho e che avrò, non faccio altro che condividere con altre persone in modo tale che uno dice ma caspita anch'io posso averlo, e io ti rispondo sì, se ti fai lo stesso culo che mi faccio io, oppure magari te lo fai meglio, oppure magari lo tieni in minor tempo, perché ovviamente questo è il bello. Quindi ragazzi, per essere sempre un po' scremanti, chiedete alle persone: sei disposto ad abbandonare quel cavolo di pensiero e cervello che ti hanno portato in quel problema che tu mi chiedi di risolverlo? Anche perché scoprirete una cosa: avrete tantissime persone, il 90% delle persone, che vi diranno che hanno un problema, ma non vogliono mica attuare i vostri consigli, no? Vogliono semplicemente che voi o noi glieli risolviamo. Sapete che gli fate? No! Ognuno c'ha i cazzi suoi, quindi ognuno impari a tirarsi le sue proprie maniche e a risolversi, non per altro, anche perché almeno quella persona lì gli fate veramente un grande aiuto se gli dite cosa dovrebbe fare e poi lo fa la persona, diventa autonoma e vi sarà riconoscente a vita. Ragazzi, buona giornata a tutti come sempre, io vado a lavorare sempre carico, sempre felice. Perché? Perché la vita è una e ogni giorno è un giorno in meno, quindi bisogna godere solo al massimo. Ciao ragazzi.